Ragazze, allora questa qui sarà la review che avevo programmato ormai da 2 o 3 settimane, ma non sono mai riuscita a farla. Infatti, come avete visto, non sono stata molto presente nel canale perché ho avuto un po' di problemi. In più adesso si sta avvicinando la sessione di esami, che in teoria dovrebbe essere l'ultima, per cui sto studiando e comunque sono sempre, quasi sempre fuori casa. Ma finalmente ce l'ho fatta registrare e questa qui sarà la review di questo fondotinta qui. Che devo dirvi la verità, non mi piace. Allora, questo qui è il fondotinta naturale della Lavera ed è quello in mousse. Lo potete trovare in tantissimi siti, che ad esempio io l'ho preso su Ecoverde. E la colorazione in questione è la Ivory, quindi la 01, la più chiara. Questa qui è, questo è il retro. Sono 15 grammi di prodotto, io l'ho pagato 8,99 euro se non erro. Me lo vedete già applicato adesso, però non lasciatevi ingannare dall'effetto finale, perché ho dovuto utilizzare anche altri prodotti. E niente, per capire tutti contro, perché di pro non ne ha tantissimi, di questo fondotinta vi lascio adesso l'applicazione e comunque ci vediamo anche a fine video per fare un recap generale. Allora, come vi ho già detto nell'introduzione, il fondotinta in questione è questo qui della Lavera ed è quello in mousse. Questo qui contiene 15 grammi, quindi abbastanza, e la scatolina qui è in vetro. Come potete vedere, l'ho già comunque utilizzato e di solito lo vado ad utilizzare in combo con questo pennello qui, che è il Real Techniques, il Buffing Brush, eccolo qui, questo qui. Allora, come vedete, io non ho una pelle per nulla perfetta. Ho parecchi rossori, poi considerate che ho appena lavato il viso, per cui sfregando anche con l'asciugamano, questo è il risultato. Ho appunto imperfezioni e rossori e avevo letto che questo era comunque abbastanza coprente. Adesso lo andiamo ad applicare insieme e dopo vi lascio anche al mio giudizio. Io praticamente intingo il pennello qua dentro e dopo lo vado ad applicare sul viso. Ecco, potete già vedere che appena applicato è super lucido. Proprio si sente che è lucido e non copre per niente, non copre per niente. Io adesso finisco di applicarlo sul viso. Magari faccio un lato sì e l'altro no, così potete vedere la differenza. Allora, questo è il viso metà con fondotinta e metà senza. Allora, visto così, adesso mi sto guardando nello schermo della telecamera, non sembra male, anzi, mi sembra che abbia anche ben uniformato. Come potete vedere, il colore comunque è stra azzeccato. Questo qui, se non erro, l'Ivory dovrebbe essere quello un po' più tendente al rosa, perché io mi ricordo che sono andata da Natura Sì quando ho preso l'altro fondotinta, quello liquido, e avevo provato sia lo 01 che lo 02, e lo 01 era nettamente più rosato rispetto allo 02, quindi penso che il discorso sia lo stesso. Allora, visto così non sembra neanche male, però ora vi faccio uno zoom. Ecco, questo qui è lo zoom e potete vedere che è stralucido. E in effetti non ha coperto praticamente una cippa. Proprio si sente e rimane anche.
E non è una questione di aspettare che si asciughi perché comunque rimane così. Quindi è abbastanza oleoso e non è per niente adatto alle pelli miste, grasse come la mia e con imperfezioni perché non copre nulla. Io adesso finisco di applicarlo sull'altra parte del viso e poi lo vado a fissare però con una cipria colorata. Io solitamente utilizzo le ciprie traslucide, quindi quelle completamente trasparenti, ma in questo caso non mi sento di utilizzarle perché voglio comunque dare più coprenza e utilizzo questa qui, quindi, che è la Coverall Pressed Powder di Wet n Wild. Questa qui nella colorazione non c'è scritto. Sì, beh, c'è scritto qua davanti ed è la Light Medium, che però è molto 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 chiara, come potete vedere. E vi lascio quindi all'applicazione dell'altra parte del viso, dopo applico pure la cipria e vediamo se la situazione è un attimo migliorata oppure no. Questa è la parte che ho fatto prima, potete vedere che non si è ancora asciugato e questa è la parte appena fatta. Praticamente, visto da vicino vicino, non è che copra tantissimo. Nel complesso, comunque uniforme all'incarnato, ma proprio non mi piace per il mio tipo di pelle. Allora, volevo già concludere il trucco e mi sono già messa ad esempio il mascara, però ho pensato che forse sarebbe stato meglio farvi vedere comunque l'effetto incipriato. Allora, questo è l'effetto incipriato. Allora, come potete vedere, se mette a fuoco, ecco, la pelle, la situazione del fondotinta è nettamente migliorata. Adesso l'effetto è più opaco, anche se in alcuni punti comunque rimane un po' lucidino, ma non posso neanche fare mascherone con la cipria perché insomma non è il caso. Questo qui è l'effetto incipriato, che è già nettamente comunque migliore rispetto alla sola applicazione di questo fondotinta. Adesso concludo un attimo il trucco e vi do le ultime conclusioni. Allora, questo qui è il risultato finale. Non ho utilizzato solamente questo fondotinta, come avete visto, ma ho utilizzato anche la mia palette di correttori della Wycon perché non copre praticamente quasi nulla questo fondotinta, ha proprio una copertura molto molto bassa. Ed è strano perché in teoria i fondotinta in mousse dovrebbero avere un'altissima coprenza, ma vabbè. Ho fissato il tutto con questa cipria che è la Coverall nella colorazione Light Medium ed è della Wet n Wild, questa qui. Allora, che dire di questo fondotinta? Come potete vedere, comunque l'ho utilizzato abbastanza. Ma l'avrò utilizzato solamente 2 o 3 volte praticamente, no? Un po' di più, dai. Però ne utilizzo sempre comunque molto perché a parte che il pennello comunque assorbe abbastanza, ma poi cerco di stratificarlo perché la coprenza assolutamente non è per nulla promossa, almeno dal mio punto di vista. Quindi consiglio questo fondotinta per chi non ha imperfezioni, non dovete avere imperfezioni per poter utilizzare questo fondotinta qui, o comunque se avete delle imperfezioni andate ad utilizzare ad esempio dei correttori in crema perché sono molto più coprenti. Tra l'altro non utilizzate questo fondotinta se avete la pelle mista grassa come la mia, perché è molto 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 oleoso.
Avete visto anche l'effetto in videocamera che non è per nulla matte, anzi, proprio il lucido rimane e rimane anche dopo che si è andato a fissare un po' con la cipria. Io adesso non so se si possa vedere. Comunque l'effetto è nettamente migliorato con la cipria. Io adesso qui ho messo anche blush e tutto il resto. Comunque questo qui è l'effetto. Nel complesso, una volta completato con cipria, eccetera, va anche bene, ma lo consiglio per chi ha la pelle grassa e si ritrova questo fondotinta ad averlo acquistato come ho fatto io per sbaglio, neanche per sbaglio perché magari si avevano delle aspettative diverse, io avevo delle aspettative diverse, avevo visto anche delle review, ma ce ne sono davvero poche e mi avevano convinto, in realtà no, in realtà no. Non lo consiglio per se dovete uscire la mattina e rientrare la sera tardi, ecco, questo no, perché sicuramente dopo 2-3 ore vi si scioglierà tutto. Quindi lo consiglio solamente a chi ha la pelle comunque secca, però senza imperfezioni. Avevo la scheda con la memoria piena, quindi non so dove ero rimasta. Comunque dicevo che per 15 grammi di prodotto 8,99 euro, ed essendo un prodotto naturale, secondo me va anche bene rispetto ad altri fondotinta della Lavera che hanno meno prodotto, quelli compatti intendo, non quelli liquidi, e costano di più. Quindi, concludendo, io questo fondotinta non lo consiglio per nulla. Mi azzardo a consigliarlo a chi ha la pelle secca perché, essendo molto oleoso, magari appunto per quel tipo di pelle va bene, ma non per chi ha la pelle mista grassa come la mia. E niente, io spero che questa review vi sia stata utile. Vi lascio comunque sotto nell'info box anche la review dell'altro fondotinta liquido che avevo della Lavera, che quello, ad essere sincera, anche se non mi piaceva molto, ho avuto un po' un rapporto amore-odio, mi piaceva di più rispetto a questo fondotinta qua. E chi sa, chi ha avuto a che fare con quel fondotinta, quindi può capire quanto possa far schifo questo fondotinta qui. E niente, io vi mando un bacio. Spero che ci possiamo vedere al più presto possibile. E niente, ciao!